rendere la propria mente un posto meraviglioso da abitare è davvero importante, perché sono il cervello e il sistema nervoso ad interpretare ciò che ci accade nel mondo. È la mente dunque a decidere come facciamo esperienza della nostra realtà e quindi, da questo punto di vista, potremmo dire che noi passiamo tutta la vita nella nostra mente. Allo stesso modo, anche l'ambiente mentale in cui viviamo è in larga misura una nostra creazione. Nel mondo esterno non dipende da noi se veniamo al mondo nella povertà o nel lusso, ma nel mondo interiore siamo noi a scegliere dove e come viviamo. Il senso delle parole di Richard Bandler è che essere motivati, rilassati, capaci di prendere delle buone decisioni oppure di fare lo spelling, insomma tutte quelle cose che possiamo voler migliorare, sono cose che dipendono da come utilizziamo il cervello e la mente. Quello di elaborare il proprio cervello è un concetto meraviglioso perché ci dà il senso di come dovremmo pensare riguardo alla nostra mente. Vedete, l'idea di pensare positivo può sembrare piuttosto noiosa a volte. Intendo dire che pensa positivo oppure sii felice è un'espressione talmente abusata al momento da aver perso ogni attrattiva. Là fuori c'è un esercito di coach che, al di là delle belle parole, manca quasi completamente di sostanza. E questo è deprimente. D'altro canto, invece, elaborare il tuo cervello significa creare delle immagini così stimolanti da rendere l'intero processo molto più desiderabile. È la promessa di poter far funzionare il tuo cervello al meglio, e parte di quello che lo rende possibile è il fatto di imparare a costruire il tipo giusto di sensazioni nella propria mente. Modificando il modo in cui si parla a se stessi e cambiando le immagini mentali, si possono cambiare le sensazioni e le emozioni. PNL è estremamente semplice, ma funziona. E funziona perché è davvero potente. Sono Barbara Suigo e questo podcast è tratto dal libro Viaggio nella PNL di Richard Bandler e Owen Fitzpatrick.